Bella a tutti ragazzi, molti questo video sono ogni tanto. Oggi vediamo come ottenere, come fabbricare i proiettili d'argento. Innanzitutto avremo bisogno di 6 componenti, dove se noi premiamo il tasto select saranno i primi, la prima riga in alto a destra e quella centrale. Iniziamo a vedere il trofeo, il piatto e il portacandele. Il trofeo lo possiamo trovare nel corridoio ovest venendo dalla sala principale, subito qui a destra. Il prossimo spawn che può avere è passando dalla parte opposta, corridoio est, in sala da pranzo, su questo tavolino rosso, oppure qui sul tavolone, quello grande. Guarda un po' cosa ho trovato. Il prossimo pezzo è il piatto. Il piatto lo si trova nella cantina dei vini, quindi dalla sala principale passiamo sotto. Lo si può trovare qua. Lo metto in saccoccia. Su questo tavolo. Oppure qui appeso, oppure di qua. Il prossimo è il portacandele. Il portacandele lo si può trovare sempre nella cantina dei vini, su questi barilotti qua. Oppure qui. Altrimenti dalla parte opposta, qua per terra. Oppure qua sopra. Infine, gli ultimi due punti in cui può spawnare è nella sala principale, verso l'uscita, qua, sotto questo vaso. Infine l'ultimo, saliamo alla grande scalinata, passiamo dalla stanza dei fumatori e può trovare, si può trovare nella stanza del biliardo, qua per terra. Il mio istinto di sopravvivenza dice di prenderlo. Quindi abbiamo recuperato tutte le, diciamo, le parti metalliche. Andiamo a costruirle. Dove? Nella cantina dei vini. Passiamo sotto alla sala principale e lo costruiamo per fondere l'argento. Prendiamo quella roba qui. Ora lo prendo, poi vedrò cosa fare. Ora passiamo a prendere i pezzi per forgiare i proiettili. Ci servirà il carbone a legna. Il carbone a legna principalmente è, sembrano delle cacchette, sono quelle robe qui che le troviamo dove ci sono i falò. Qualcosa mi dice i che falò questo sono carbone potrebbe in questo essere punto della sala di principale, sì. Quindi verso l'uscita, altrimenti la parte opposta. Siamo alle scale verso lo spawn, ce n'è uno qui alla galleria est e al corridoio e alla camera padronale, scusate, dove c'è la stanza da letto, oppure anche qui nella stanza dei trofei dove c'è l'orso. Prendete come punto di riferimento l'orso. Poi ce n'è uno dalla parte opposta. Questo qua. Oppure ce n'è uno qui nella stanza dei fumatori dove si costruisce lo scudo. E infine nella biblioteca. Qua. Oppure qua. Ora andiamo a prendere una specie di monnezza di spazzatura al cimitero. Quindi dalla biblioteca saliamo di sopra e usciamo fuori. La spazzatura ha 3 spawn. Uno è subito qui a sinistra, qua per terra. E così ora raccolgo cacca di vampiro, eh? È proprio una. Seguendo verso il perk, lo troviamo dietro quest'albero qui. Spero non mi sballi la mira. Oppure lo possiamo trovare qua per terra. Ora ci rimane l'ultimo pezzo, che lo troviamo in galleria. Nella serra. E vi faccio vedere tutta la strada, in modo tale che per chi non la conosce ancora quella mappa qui possa capire dove andiamo.
giunti alla serra. Questa non si può trovare la serra, su questo tavolo. Prima volta che ne vedo una. Ma credevo che dentro si tenessero su delle piante. Su questo tavolo. E infine su questo tavolo. Solfo, puzza come un culo, ma potrebbe tornarmi utile. Ora che abbiamo recuperato tutti i pezzi, andiamo a costruire i proiettili d'argento. Dovete stare un attimino attenti, perché i proiettili d'argento, diciamo che si inseriscono sulla prima arma con cui interagite con i proiettili. Per i successivi c'è da pagare una somma, che è una quota, scusate, che va dai 1.500-3.000 in su. Quindi sono abbastanza costosi. Grazie di cuore! Quindi andiamo qui nella biblioteca, li costruiamo qui dove c'è questo mini torno. Otteniamo i proiettili d'argento e ci comparerà il simboletto dei proiettili, sopra le munizioni in basso a destra. E diciamo che inizierà a fumare dove c'è la fine della canna. Come potete vedere, c'è quel fumetto bianco-grigiastro che fa anche dei luccichini. Tipo l'arma, diciamo che sarà leggermente più potente, ma in particolar modo se servirà per ottenere del materiale oscuro del caos, per ottenere, cioè nel senso per potenziare la Alistar, che poi vedremo nel prossimo video. Ebbene ragazzi, qua il video si conclude. Ah, volendo una cosa, i proiettili li potete mettere anche sulla prima pistola iniziale, su qualsiasi arma, tranne che giustamente la Wonder Weapon. Quindi ragazzi, detto ciò, concludo qui il video, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a condividere questo video con tutti i vostri amici, ci vediamo alla prossima su come potenziare la prima volta la Alistar. E niente, se avete bisogno di fare easter egg, che avete bisogno di una mano sui code precedenti, passati, o anche su questo Black Ops 4 qui, su Blood of the Dead piuttosto che altri, io sono disponibile a farli. Quindi mandatemi la richiesta d'amicizia a Dinamitanto con su scritto un messaggio dove siete iscritti al canale oppure che avete visto questo video. E quindi ci possiamo organizzare su quando fare l'easter egg. Quindi ragazzi, vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.